Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a studiare insieme questo bel trucchetto in Slap, contenuto del mio metodo Easy Slap ebook. Vallo a cercare sul mio sito. Allora, qua siamo già all'esercizio 43, quindi siamo già spinti abbastanza in là con il metodo. Questo è un bel trucchetto perché con un unico praticamente gesto, con un movimento, andiamo a fare 4 sedicesimi. E come lo facciamo? Facendo degli incastri. Quindi il primo movimento, mettiamoci sul Do. Il primo movimento è un thumb che va a prendere la nota Do, semplicissimo. Ok? Il secondo movimento viene fatto solo con la mano sinistra, è un hammer che va a prendere l'ottava di Do. Ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adesso può sembrarti, ma ti assicuro che non è tanto facile arrivare soltanto con il migno, tra l'altro, o puoi usare anche l'anulare. Io uso il mignolo perché la mano vedo che sta un po' più raccolta, un po' più comodo, però io comunque l'ho studiato sempre in tutti e due i modi. Quindi esercitati a dare un colpo secco. All'inizio probabilmente non riuscirai a far uscire bene la nota, però esercitati piano piano. Terzo movimento, di nuovo colpo di pollice, ghost note sull'ipotetico Do che avevamo fatto prima. 1, 2, 3. Ok, impara a coordinarlo e mettiamoci ancora al 4. Strappato plac sull'ipotetica ottava, quindi su dove avevamo fatto il Do prima, andiamo poi a strappare. 1, 2, 3, 4. Piano piano lo portiamo su. È una cosa che chiaramente va preparata e piano piano nel metodo vieni portato, accompagnato fino a qua, molto gradualmente. Chiaramente questo è già, un esercizio avanzato, però non è comunque così complicato alla fine se si capisce, quali sono gli step da fare. Questo poi lo portiamo sugli accordi. Noi facciamo 2 volte Do, io quindi. Dicendo che faccio una volta Do, intendo tutti i 4 sedicesimi. 1, 2, 3, 4. Il 3 e il 4 vado a fare la stessa cosa, anziché sul Do, sul Mi bemolle e poi sul Re. Riproviamolo lento insieme. Sul Do, 3 e 4. Ancora Do, Mi bemolle, Re. Riparto, 2 Do, Fa. Ripartiamo. Il consiglio è quello poi di rallentare molto. Infatti, io ho utilizzato una batteria con i sedicesimi. Te ne metto ad esempio a una velocità più bassa. Chiaramente è più bassa per me, per te potrebbe già essere molto molto alta, quindi anche qua rallenta pure. Adesso ero 67, ad esempio proviamo sui 50, 40, 42. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, mettiti una batteria molto bassa e meccanizza questo movimento, contalo come l'avevo contato io. Bene, spero che
ti sia stato utile in qualche modo, che vorrai mettere un mi piace, iscriverti al canale magari, ho anche una newsletter, ogni mese mando un'email con degli esercizi, dei video, delle cose per noi bassisti, quindi è poi soltanto una mail al mese con un po' di materiale che possono essere spunto di studio per questo fantastico strumento che è il basso elettrico. Io ti ringrazio ancora per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo poi a un prossimo video. Ciao, a presto Carlo.